genio. Attenzione Pedro in surplus qui, eccezionale ancora Pedro, prova ad accentrarsi, però è solo contro tutti, la mette in mezzo Marcelo, addirittura la centrale. Allora riparte ancora il Real, buona la sponda di Benzema per Isco, a sinistra per Ronaldo, le finte del portoghese, grande chiusura ancora di Dani Alves. Sinistra laterale per il Real Madrid, ormai pochissimi secondi, i calci di rigore si avvicinano. Marcelo finisce qui, signori, 120 minuti 0-0, grande match, complimenti, applausi a scena aperta per loro. E ora calci di rigore, batte prima Suarez contro Navas, vediamo dove sceglierà di calciare. Il pubblico invisibilio, parte Suarez, rete! Vantaggio del Barça, Real Madrid. Adesso Ronaldo contro Ter Stegen, parte Ronaldo, la parata di Ter Stegen, strepitoso il portierone del Barcellona. Adesso Messi, parte lui, Messi, la parata di Navas. Cosa sta succedendo? Messi e Ronaldo sbagliano due rigori. Adesso Benzema, palo, gol! Iniesta contro Navas, parte Iniesta, fermo Navas. Perché questa cosa? Modric non deve sbagliare, parte Luka Modric. 2-2, attenzione il Barcellona adesso con Dani Alves per andare in vantaggio, le finte di corpo di Navas, gol da parte di Dani Alves, 3-2, adesso Bale non può permettersi un errore, pronto Bale con il sinistro, la parata così, la parata di Ter Stegen con i piedi, ma come Piqué? Attenzione Piqué, un rigorista improvvisato contro Navas che balla sulla porta, palletto alla Dudek, in questo caso rigori bellissimi, adesso parte Isco, la conclusione, il gol, adesso che è spiazzato, palla dalla parte, portiere dall'altra, attenzione, vediamo Rafinha, parte Rafinha col sinistro, la parata di Navas, adesso è decisivo il tiro di Toni Kroos su tre pari, vediamo se ovviamente giochi andranno a vincere, parte Kroos, rete! Dicono ovvio delle cricche il pareggio dunque nella serie 1-1. Allora attenzione perché la giuria dice che il tempo per la bella non ce l'abbiamo, vero? Allora purtroppo no, per cause maggiori questa serie finirà in pareggio. Aspetta, facciamo decidere al pubblico come tutto. Facciamo solo un tempo. Ok, allora mi piace. Allora, adesso deciderete voi chi ha vinto questa serie. Quindi fermi, vediamo gli scappelli. Venite ragazzi, venite avanti. Allora, adesso. Forza maggiore. Diciamo che deciderà la vittoria i decibel. Quindi dovete strillare come matti. Ovviamente chi strilla per gli uni non strilla per gli altri. Una faida interna. Le faide. Esatto. Quindi fate pace col cervello. Adesso voglio sentire un urlo. Per me la godo. La squadra di Johnny Grigioviatol. Lui è morto, ragazzi. Sì, esatto. Dalla Neuro c'è qua dentro, grazie. Ok. Messaggi dalla regia, grazie. Adesso vediamo. Boicottiamo la partita, invasione in campo, ormai. Boicottiamo il derby. Adesso voglio sentire un urlo per l'accoppiata Ron e Dredd. Mi sembra apro il gas, allora mi sembra abbastanza ovvio che si aggiudicano la vittoria Ron 3.
mi ha quittato. Grazie ragazzi, dai, beh, è un gioco, è un gioco, è bello anche appunto partecipare. Ma è più bello vincere. Esatto. Allora, volevo anche salutare perché poi noi ce ne andiamo. Allora ragazzi, grazie. E noi dobbiamo salutare tutti perché poi andiamo, quindi è l'ultima volta. Okay, non ci deve i saluti finali, state scappando? No, stiamo andando via adesso noi. Ok, sì, allora, quindi, ok, perfetto, allora, ci teniamo a fare un saluto anticipato, ci tengo i ragazzi a fare un saluto anticipato in quanto treni, aerei, voli, sottomarini partiranno in orario, quindi prego a voi ragazzi. Vi saluto rega, io ciao, purtroppo ho il treno. Ciao rega, grazie. Grazie a tutti. Grazie. È stato bellissimo. Grazie, grazie. Facciamo un applauso ragazzi, facciamolo. Grazie rega. Questa tre grazie. Giorni di video game show è stata spettacolare, grazie ragazzi, davvero, emozioni su emozioni. Skill su skill, kill su kill, mazzo su mazzo, è stato molto molto bello. No. Allora, quindi ragazzi, devo andare, raga. Allora, è stato un piacere davvero, grazie Omi, bella. Grazie Johnny, ciao, grazie rega. Ron, grazie Dredd. Ciao raga. Allora, bella. Non andate via però, non andate via. Fermi tutti qui, perché adesso ci sarà una performance particolare. Ci sarà una guest star qui sul palco. Non l'avevamo neanche messo in programma, l'abbiamo inserito così, all'ultimo minuto. Non fare quella faccia perché non hai neanche idea. Tu, biondo, stolto, neanche sai chi sta per salire qui sul palco. Vi diamo un piccolo anticipo, quindi se non sbaglio dovremmo avere un contributo video, giusto? Quindi, via le luci, contributo video che anticiperà il prossimo ospite, prego regia. Il primo concorrente è bello, in forma, devo dire che è uno degli aiuti cuochi più simpatici che io ho conosciuto, imita molto bene Michael Jackson, Claudio mi sta già guardando, ed è il pupillo di Claudio Bisio. Lui è Diego Caputo. Io sono Diego, ho 28 anni e vengo da Napoli. Ragazzi, è di Napoli, forza, è di voi! Jackson per me è come... Cioè, non so se avete capito, quelle erano le finali di Italia's Got Talent, ok? Cioè, non so se... Se mi riempisse un vuoto. Solo se ci penso mi vengono i brividi ancora adesso. Ho sognato proprio Michael che mi guardava e mi sorrideva semplicemente. Teneva forza, capito? Le persone non hanno sempre creduto molto in me. E invece... Noi dobbiamo... Siamo italiani. Lui rappresenta noi, Paciarotti. Ero annebbiato in quel momento. Quanto conta per te essere qua? Un bel po'. Ma che ho fatto io? Secondo me c'è un po' anche la mano di Michael in questo. Però non posso fermarmi qua. Io voglio la finale, voglio andare in finale. Ci siamo! Regia, occhi a me, stop al video. Pronti ad accogliere qui sul palco?